Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di American Truck Simulator. Siamo sulla 1.35 Experiment Beta. Chi vuole provare questa beta sperimentale, dice stesso la parola. Per fare ciò dovete per forza avere il gioco su Steam, chiaramente. E dovete andare cliccando col tasto destro del mouse sull'icona del gioco, impostazioni, cliccare sulla scheda beta, scorrere l'elenco e ci sarà la 1.35 Experiment Beta. Cliccate, aspettate il download dell'aggiornamento, che è circa 1,3 GB, 1,4 GB, a me 1,4 GB, poi non lo so. E ovviamente poi potete giocare tranquillamente. Ovviamente, essendo una beta sperimentale, che la open beta, diciamo che sarà breve lanciata, nel senso che penso che a metà maggio dovrebbero lanciarla, non lo so. Comunque siamo a giorni che deve uscire la 1.35 e hanno aggiunto parecchie cose. Prima di tutto hanno dato la possibilità di prendere i carichi da World of Truck. Sarebbe il sito di riferimento per i lavori esterni di Eurotruck e American Truck, anche con i cari. C'è qualche problema? C'è qua. Abbiamo un problemino. Signori, abbiamo un problemino. Vabbè, la 1.35. Sì, ok. Con i double abbiamo un problemino. Come potete vedere, ci sono le ruote posteriori che sono buggate. Va bene. Me ne sono accorto adesso. Anche se sul sito di sul forum di Eurotruck Simulator 2 Italian Forum, uno degli utenti ha già postato alcune immagini e ha postato proprio questa immagine, che praticamente è i double sono conficcati sul terreno. Vabbè, non fa niente, non è un problema. Allora, anzi, sapete cosa facciamo? Facciamo una cosa del genere. Che cazzo fa? Sì. Chiudi il camion. Ok. Vi facciamo una bella foto anche qui. F10. Vabbè. Scusate, ho sbagliato. Perfetto. Allora, stavo dicendo, ci dà la possibilità di prendere i carichi nella 1.35 anche con i come si chiamano, i rimorchi acquistabili, cioè di proprietà che voi acquistate, e tramite questa funzione. Ecco qua, andiamo qua, offerte di lavoro, eccola qua, completa un contratto di lavoro World of Truck utilizzando un tuo rimorchio. La consegna avvenuta verrà memorizzata nel tuo profilo World of Truck. Questo ci dà, prima avevamo solo la possibilità di completare, cioè di prendere un lavoro su World of Truck con i rimorchi del gioco. Se non era possibile portare la merce di cioè fare un carico di World of Truck esterno da World of Truck con i nostri rimorchi. Questo non era possibile, adesso c'è la possibilità, quindi va bene così. Andiamo già a vedere che cosa ci propone. Ecco qua. Allora, noi siamo ad Oregon, a Bend. Abbiamo la possibilità di portare malta, centinato. Anzi, forse andiamo a fare anche un viaggetto, dai. Ballaggi usati, Eugene, Portland. Ah, hanno aggiornato anche la
Hanno aggiornato anche qualche strada di Oregon e completata quasi, perché manca ovviamente DLC Washington, appunto un'autostrada, la Interstate, non mi ricordo quale, perché porta appunto nello stato di Washington. Scusate. E quindi hanno completato anche questo. Infatti si è resettato come si chiama, l'esplorazione delle città di Oregon. Ma io questo già l'ho completato, però questo come si chiama? L'achievement dell'esplorazione dell'intero Oregon, delle città, già io l'ho fatto, quindi perché si è resettato non lo so. Vabbè, comunque, ovviamente c'è tutta la mappa, ovviamente. Non ci sono DLC, non ci sono mod di, come dire, di mappe, ma solamente, come avete visto, la skin dei rimorchi, la skin del camion M84 import ed export. Anzi, devo farmi una skin anche per il Volvo, per quanto riguarda appunto l'altra, diciamo così, società di importazione Magico 84 Euro SPA, una cosa del genere. Vabbè, comunque, per quanto riguarda per il Volvo, ovviamente. Per quanto riguarda le altre cose, vi faccio vedere subito in game. Nel frattempo andiamo a prendere un carico. Anzi, sfruttiamo anche l'occasione, ci facciamo un carichetto. Jackpot. Passando per Elko, 571 miglia. Ma sì, ovviamente questo in base al rimorchio che avete, ovviamente. Sincronizza. Perfetto. Ok. Allora, poi hanno aggiunto anche un'altra cosa premendo il tasto F7. Adesso andiamo a vedere. F7. Sì. Ok. Scusate. Allora, hanno aggiunto anche la possibilità di regolazione del rimorchio, che adesso non è possibile vedere perché dobbiamo andare a prendere un carico. Praticamente, ma mi sa che non è possibile farlo perché bisogna avere un singolo rimorchio. Sì, praticamente ci fa regolare l'asse del rimorchio. E poi ci dà, hanno aggiunto anche la possibilità di fare un rifornimento di emergenza. Nel caso noi siamo in mezzo al deserto del Nevada, ci viene a mancare la benzina, cioè carburante, non c'è un distributore e noi possiamo cliccare lì e farci fare un pieno di emergenza. Ottimo, molto molto comodo. Questo è molto comodo. Ovviamente c'è il rimuovi rimorchio e carro attrezzi, nel senso che se si scassa il camion e non parte più, cliccate lì e vi fanno prendere. Allora, che cosa c'è più? Ah, hanno aggiunto, non c'è, c'è però crea problemi ancora, la possibilità. Intanto noi andiamo a prendere il carico. Ok, dobbiamo andare a destra. Hanno aggiunto la possibilità di questo, no, vero? Noi qua siamo. Siamo parecchio lunghi. Ok. Hanno aggiunto la possibilità, stavo dicendo, di altri rimorchi. Ci sono i rimorchi, quelli per il portacontainer, che premendovi sempre F7, poi il tasto 7, si allungano gli assi a seconda del rimorchio, a seconda del container che dobbiamo trasportare, ovviamente. Io qua ho sbagliato, perfetto. Porca miseria, dai, non puoi fare questo.
Ah, è vero, adesso con il carico World of Truck io non posso assolutamente. Vabbè, ci sarà un posto dove poter fare manovra, no? Ah, sì, ok. Vabbè, più avanti usciamo e poi... miglia, perfetto. Ok. No, a quanto pare era giusta per la strada, scusate. Qua, a destra. Là è un problema con l'asse sotterrato. Vedete? Sta proprio impiantando il cemento. Ne scemanta armata. Comunque. Hanno aggiunto, stavo dicendo, altri rimorchi. Non so se sono acquistabili oppure no. Ah, poi hanno aggiunto per il contante. Poi hanno aggiunto i nuovi carichi da prendere nei concessionari Kenworth, dove ci saranno, non so se questi rimorchi, che in italiano dovrebbero chiamarsi a sella, dove dobbiamo trasportare come si chiamano? I trattori di Kenworth, de Kenworth in pratica. Le motrici in pratica de Kenworth. Ora non so assolutamente se questi tipi di rimorchi saranno acquistabili oppure no. Questo non lo so. Perché hanno fatto vedere qualche immagine appunto dei rimorchi, ma non hanno detto se sarà acquistabile oppure no. Comunque, oh cazzo, io devo andare a destra. Perché mi diceva di dritto, scusa. Danno 6 rimorchi o 2%, vabbè. Sì, praticamente stiamo tornando indietro, ragazzi, perché là ho sbagliato strada. E vabbè. Devo mettermi a sinistra. Esatto. Mazza. Io qua devo girare, sì. Devo girare qua. Perfetto. Poi hanno aggiunto altre cose che... per il momento non è dato sapere, ma credo che sarà possibile vederla solamente nella 1.35 open beta. Hanno visto che c'è nelle string, nelle codici di gioco, nel file config, anche due voci per quanto riguarda la voce del navigatore. In pratica c'è Voice Navigator e poi c'è Voice Navigator Pack. Non so questo pack cosa vuol dire, magari sarà tradotto in varie lingue, può essere, oppure non lo so. Comunque c'è questa funzione ed è impostata su zero, cioè disattivata, credo. Hanno già provato a ad attivarlo mettendo a posto dello 01, ma non succede niente. Evidentemente nella experimental beta questa funzione è disattivata, perché è una beta sperimentale e quindi giusto così. Abbiamo spazio, questo lasciamo passare. Ok, così. Allora, mi dava il danno 3% al rimorchio, perché praticamente gli assi sono piantati a terra e quindi per questo mi ha sfasciato. Solo coi double però, solo coi double. Cioè, il secondo rimorchio ha questo problema nella experimental beta. Speriamo che sistemano nella open beta questo problema, almeno.
non abbiamo problemi. Ok. Perfetto. Ok. Spegniamo il motore. Premiamo invio. Sincronizzazione, perfetto. Ok. Adesso io voglio far vedere, giusto per così, per far vedere, lavoro autonomo, se ci sono i lavori da fare. Quei lavori che vi dicevo io, vediamo un po'. Allora, quella che abbiamo visto, queste sono quelle normali. Magari sono anche lavori che non ci sono nella 1. O in questa experimental beta, perché dovrebbero uscire almeno i lavori da fare. Però io non li vedo per il momento. Poi vediamo un pochettino. Sì, ragazzi, è un video di, diciamo, presentazione che io vi faccio vedere. Vi sto presentando la 1.35 in fase sperimentale. Ovviamente la open beta sarà tutto diverso e quindi questo video verrà un po' più lungo. Allora, niente, vero? Secondo me non c'è questo tipo di lavoro fin quando, perché nei Washington hanno, grazie alla collaborazione con la Kenwood, hanno potuto mettere il concessionario, no, il concessionario, scusate, la fabbrica proprio della Kenwood in Washington, DLC Washington. Quindi io credo, se non ci sono qua i lavori, credo che si vengano sbloccati, perché questi tipi di lavoro vengono presi, si possono prendere solamente alle concessionarie Kenwood in pratica. E se non ci sono già ancora, è perché non l'hanno ancora sbloccato fin quando non esce DLC Washington, dove c'è appunto la fabbrica principale per portare i Kenwood. Adesso andiamo a vedere. Io intanto sto scorrendo la lista e non mi pare di vedere nulla di che. No, non ci sono ancora. No, vabbè, non ci sono ancora. È inutile perdere tempo. Allora, per quanto riguarda appunto il rimorchio, dov'è qua? Rivenditore rimorchio. Vediamo un po'. Porta container. Porta container, perfetto. Questo qua, configurazione. Ecco qua. È estendibile, dovrebbe essere estendibile almeno. Così hanno parlato. E a questo punto non lo so. Ok, così. Così. Sono in Nevada. Ma io in Nevada. Trump Pike doppio. Non può essere acquistato senza aver acquistato un garage. Ah, non ho il garage in Nevada, vabbè, non è un problema questo. Ok, aspettate, mettiamo questo. No, mettiamo questo singolo. Questo è il porta container. Assi, 3 piedi, 3 assi, 40 piedi. Dovrebbe essere un altro che è allungabile, però io non so assolutamente la configurazione esatta qual è. Questa funzione io non la conosco, perché forse questo separato con, non riesco a vedere se si può, se può essere allungato oppure no. Comunque, ecco, c'è il tasto. Aspettate, forse questo, ah, è estendibile, eccolo qui, è estendibile. Come vedete c'è questo il carrello che può essere allungato o accorciato. Dopo magari andiamo a vedere, o magari farò un altro video dove userò solamente questo tipo di rimorchio. Così facciamo, ragazzi, facciamo così. Facciamo
Facciamo così. Allora, tu mi dai. Usa colori questo qua. No, però ci vuole un grigetto. Ecco qua, questo qui. Usa colori in memory. No, salva. Ok. E ce lo facciamo in questo colore. Perfetto. Ecco qua. Andiamo anche a modificare un po' la situation. Qua ci mettiamo questi, dai. Cromato, no. Che cos'è? Le luci. Basta questo? Solo questo? Eh sì, perché. Ok, confermo. Acquisto. No, in Nevada. In Nevada? Vabbè, ce l'acquistiamo qui, ragazzi. Sì. Ok. Ce ne acquistiamo due. Sempre qui. Ok, sì. Perché uno ce lo mettiamo noi personalmente e poi l'altro se lo prendono i nostri. Rendi privato. Ok. Perfetto. Benissimo, così, ok. In modo che quando acquistiamo i garage io qua posso fare. Posso passarti là? E posso passare. E stavo dicendo, in modo che quando andiamo a acquistare il garage in Nevada, ce lo portiamo lì e da lì poi partiamo e vediamo un pochettino. Magari possiamo anche vedere se c'è sempre un lavoro World of Truck anche con i container. Perché no? Perché no? Sfruttiamo questa situazione e vediamo un po' tutto. Ok. Allora, le luci possiamo anche spegnerle. Ok, vediamo da sinistra se viene nessuno, no? Da destra neanche. Perfetto così, andiamo. Sì, adesso è lento perché sta sto fatto del guarda là. Cioè proprio non si muove. Perché è buggato. Allora, io voglio un attimo una cosa, scusate. Allora, sospendi lavoro, riprendi consegne, abbandono. No, sospendi lavoro, sì. Andiamo dal. Vediamo se si può fare. Vediamo se si può fare una cosa del genere. M, sì. Meccanico? Non c'è meccanico qua? A Bender non c'è meccanico? Ah, però. No, aspettate, ci dovrebbe essere un meccanico qua. Non c'è meccanico? Aia. Allora, prendiamo F7. Carattrezzi. Sì, configurazione questo qua. Scusate ragazzi, questo. So. Questo increscioso contrattempo. Questo qui. Vabbè, anzi, questo qui la leviamo. Ci mettiamo uno a caso. Lo so, prendiamoci. Impieghiamoci questo che fa. Che è figo, dai. Questo sì, oppure questo. Perfetto. Acquisto. Almeno facciamo un po' pandanzi con il. Perfetto. Abbandona, sì, abbandoniamo questo. Ok, andiamo qui. Riprendiamo un altro carico.
Vediamo un po', siamo Augin, ok, gesso, sì, va bene. E bene, come? Vestiti sempre verso... Facciamo una cosa un po' più corta, scusi. Così. Paglione. Giocattoli. Mobili. Newport. Portland. Ma sì, facciamoci questo, dai. Ma sì. Scusate ragazzi queste cose, ma ho più... Come la beta sto sperimentando. Quindi... Ok. Andiamo. Almeno così non abbiamo problemi. Non dovrebbero esserci problemi. Come danno a rimorchio? Ma perché danno a rimorchio, Susi? Dov'è danno? Perché ho fatto danno a rimorchio? Vabbè, va bene. 59 miglia per andare a prendere un cane. Qua. Ok. Ferma da... e va bene, quindi ragazzi ci siamo quasi per avere la 1.35. Allora, non ho capito perché ha fatto il danno a carne, cioè danno al rimorchio, forse ho sbattuto a qualche parte, non lo so. Comunque. Dai. Perfetto così. Porta al next ride. Ah, ti dice anche... Seconda a destra. Comunque hanno aggiunto molte, molte strade in più. Ah, e nella 1.35 per quanto riguarda l'Eurotrack, oltre a aggiungere altri, mi sembra un altro rimorchio, anche lì porta container. Dovrebbero aggiungere, ovviamente far completare il restyling della Germania e incominciare quello della Francia. Poi piano piano un po' tutte. Ma hanno aggiunto altre strade e l'aggiunta della Sardegna. Cioè, già questo che l'hanno aggiunto adesso. Potevano anche risparmiarlo come aggiornamento e metterlo direttamente nel DLC Italia quando uscì. Dicevano che avevano avuto problemi di locazione perché era troppo piccola, cioè la Sardegna è un'isola e quindi loro... Non è successo niente. E quindi loro hanno avuto problemi appunto di locazione, non sapevano quale città mettere. Però, cavolo, se l'hai fatta adesso vuol dire che non erano tutti questi problemi, non avevi tutti questi... Non avevate tutti questi problemi, no? Altrimenti non la facevate nemmeno. Vabbè. Va bene. Comunque, meglio tardi che mai, come si dice. Anche perché...
Parliamoci chiaro, non c'è un... cioè, l'Italia, il DLC Italia non era completo, assolutamente completo, se non c'era la Sardegna. E hanno messo appunto quattro città, tre o quattro, Sassari, era Sassari? Davvero non mi ricordo, ah, poi Cagliari e Olbia sicuro, l'altra non mi ricordo qual era, gli altri due non mi ricordo bene qual era. Ok, devo andare a destra. Però sta zona è nuova, io non me ne ricordo. Allora, diritto di là dovrebbe andarsi a prendere la strada che porta poi a, a Washington. Ok, qua a destra. Qua a sinistra. No, a destra. Ok, poi dritto? Sì. E stavo dicendo, per concludere, la Sardegna, per la Sardegna hanno messo tutte le strade un po' di autostrada per collegamenti ovviamente, e poi nella maggior parte tutte strade rurali che passano per i paesini interni. Cosa molto molto bella, io l'apprezzo molto questo, questo tipo di cose. A sinistra per forza, perché dritto non si può andare. E soprattutto in Inghilterra ci sono quelle strade, diciamo, campagnole, molto belle. Sì, è vero, si va in massimo a 50, 60, ma chi se ne frega, cioè... L'importante è averle. Un'altra cosa che hanno aggiunto è la compatibilità alle DirectX 11. Che... sì, è vero, sono vecchie. Ormai siamo alla 12, 13, non mi ricordo più. Comunque... scusi. Dov'è che devo andare io? Non mi dice nulla. E la cosa mi... ah, ecco, di là. Visto? Ma questa è una nuova zona, perché io non ci sono mai venuto qua. Mai venuto. Allora, è qui? Arrivagli. Sì, è lì. Ok, ok. Tutto a posto, siamo arrivati. Le peppere e per le pappere. Ok, okay. Qua. Ah ragazzi, per i video in giardino, siccome ho visto che l'avete apprezzato molto e questo mi fa piacere, ovviamente per il momento non posso, perché a parte che fino a ieri ha piovuto e faceva pure freddo, ha fatto pure freddo, e quindi non è che potevo lavorare sotto all'acqua, ovviamente. E poi, ma io qua ho sbagliato, perché devo andare, no, ho sbagliato proprio manovra, ho sbagliato proprio manovra, perché io devo andare di qua, esatto. Stavo dicendo, e poi perché l'operaio che doveva venire per completare il coso, come si chiama, il taglio dell'albero, con alcuni 3-4 rami ancora, ci sono quella grandi, non è venuto ancora, quindi se non taglia lui l'albero, perché io non lo posso fare perché non ho la sega elettrica. C'ho solamente il seghetto, la gattuccio, che non va bene per segare un albero, il tronco grande, e quindi non va bene, quindi devo aspettare che viene, ovviamente. Per fortuna per lui che c'ha il lavoro, fortunatamente lui lavora e quindi va bene così.
Ok. Detto anche i cazzi degli altri. Fin quando c'è il lavoro va bene così. Il problema è quando non c'è il lavoro, cioè 24 ore su 24. Purtroppo. Allora. Dai. Oppili. Perfetto. Andiamo, dai. C'hanno 65 miglia, ce li facciamo e poi facciamo un altro video con il portacontainer, con il coso portacontainer. Quel rimorchio, no coso, rimorchio portacontainer. Ah, questo video non so quando lo vedrete, ma io spero che se ce la faccio a renderizzarlo, al rendering per le 6, 6, 7 di sera, lo vedrete come terzo video extra di questa giornata, altrimenti ve lo porterò, non lo so, domani, forse. Ah, vero, qua dovevo rispettare. Non c'è. C'era il cartello che dovevo aspettare il rosso. Cioè, dovevo aspettare il verde, non potevo girare a destra. Vabbè, non fa niente. Tanti soldi ne ho. Pff, a go-go. Ah, non so se ve l'ho detto, ma ho risolto il fatto della videocamera. Praticamente ho dovuto formattare la scheda SD perché non mi dava problemi sul caricamento dei video su scheda. Cioè, quando terminavo la registrazione, automaticamente si riversava il video sulla scheda. E quindi questo è quanto. La ditta non posso andare, devo andare per forza a sinistra. Noi ci andiamo. Ah, ovviamente questi carichi World of Track, come quelli là normali, diciamo così, che abbiamo preso fino ad adesso, i World of Track. Oh, mi fa passare, grazie, capo, grazie. Visto com'è gentile. Almeno uno su 10 dell'intelligenza artificiale ti fa. È gentile. Non come gli altri che non ti cacano proprio. Etc. Ok, l'avevo capito che dovevo girare a destra, me ne stavo andando dritto. Grazie. Appena prendiamo un pochettino. Ok, io qua devo andare dritto o uscire. Che mi dici? Che devo andare dritto. E quando me lo dici che devo andare dritto? Ok, forse per il tasto di allungamento, secondo me dobbiamo premere il 7 sulla tastiera. Però il 7 sulla tastiera,
o i 7 sul tastierino numerico. Può essere? Questo non lo so, lo proviamo. Se non è F7 e nel 7 e neanche il 7 sul tastierino sopra le lettere, allora sarà per forza il tastierino 7 numerico. Voglio dire, 3 sono i 7. F7, 7 e tastierino numerico. A meno che non c'è un'impostazione. Accendiamo le luci perché. Sì. A meno che non c'è un'impostazione che devo andare a mettere. Però. Anzi, no, andiamo a vedere anche i comandi. Perché a questo punto è meglio andare a vedere anche i comandi. Perché è giusto vedere anche i comandi. E vedete, io questa strada già l'ho fatta. Dalla sinistra. A destra no. Perché evidentemente hanno aggiornato questa strada in modo che porta il collegamento fino nello stato di Washington. È l'unica è l'unico posto, cioè l'unica strada per Newport, che poi da Newport ti porta a Washington. E se non erro ci sono anche i traghetti a Washington, almeno Salem Bend. No, devo andare dritto. Comunque, buon 1° maggio. Me li stavo dimenticando. Ah, ragazzi, per chi vuole, per chi è interessato, per attivare la console e il teletrasporto dovete insomma, in pressione vi appariranno delle stringhe da modificare, due stringhe da modificare in nel file config che trovate sia nella cartella di American Truck che di Aerotruck. Basta modificare queste due stringhe, questi due parametri, queste due stringhe e sarà a posto. Poi andate in gioco, premete il tastierino che vi apparirà sempre insomma in pressione, quello praticamente sopra tab, questo qui, e vi fa la console. Ovviamente mentre state giocando, guidando, non ve lo consiglio perché i comandi non rispondono, quindi se state in curva e premete, faccio vedere, vedete? Non va bene. Andate a sbattere, quindi dovete stare fermi, magari mettete anche il freno a mano perché non si può mai sapere. E ovviamente ci sono varie. Oh mamma mia, non mi dire che la strada è chiusa, che l'ammazzo. No, perfetto. Perfetto. Che stavo dicendo? La funivia, questo non l'ho mai visto. Bella la funivia. Bella la funivia. Ti pareva? Ti pareva? Ah. La voce del navigatore sarebbe buona. Comando, cioè il vocale. La miseria, dove stiamo andando? In paradiso, scusi. Scusi. Ma questa è veramente la nuova strada, perché io queste strade qua non me le ricordo assolutamente. Non me le ricordo assolutamente. Dove devo andare io? Dove devo andare io?
Giustamente da destra devo andare. Ovvio. Vedete il freno motore che... Wow. Sì, avrei preferito fare una live, forse in un video, però ragazzi, meglio un video. Io non so quanti, se l'hanno già portato questo, un video su YouTube Italia. YouTube normale, sì, ci sono quelli che l'hanno già hanno fatto, tra cui Clemsy. Non so se Squirrel ha già fatto qualche video, non lo so. Quindi tutti quelli che trattano in Italia saranno Aero Truck e American Truck, sono Quetta Leale, Poderak, c'è Mito, Nicke, ci sono Edoardo Gamer, c'è Miticaccio, anche se poco, c'è Zio Alex, sono... vabbè, diciamo che i grossi sono Poderak, Mito, c'è 95, Nicke, ma Nicke ci gioca, invece... Diciamo che quelli che portano gli open beta e le novità sono Mito, Poderak forse, non lo so, e io ovviamente. Però io non sono un grande youtuber, quindi ve li porto lo stesso. Ecco, e chi cazzo se ne frega della grandezza? Se uno piace un gioco, non vedo il perché non possa. Perché non possa. Perché non... dimmi dove cazzo devo girare. Oh mamma mia. Che navigatore. Non mi fa vedere dove cavolo devo andare. Io qua, adesso, dove devo andare? Diritto, destra, sinistra, dove devo andare? E qua, perfetto. Questo non va bene. Uiii. L'ho presa di liscio, l'ho presa di liscio. L'ho presa proprio di liscio. Vabbè, siamo arrivati, dai. Ma c'era anche un comando. Se non vado errato. E... Alt. Questo, no? No? Allora, questo va così. No, non c'era niente, vabbè. Oh, dove va questo? Scusi. Ma no, lei c'è il rosso però. C'è il rosso. Allora, devo andare di qua, a destra. Posso anche svoltare così? Sì. Perfetto. Siamo arrivati a Walmart, detta anche Walbert. Devo andare dietro. Devo andare sul retro. Permesso. Buonasera. Dove devo parcheggiare? Qui. Perfetto. Ok, vediamo un po'. È davvero difficile parcheggiare qua, comunque.
Facciamo una cosa. Facciamo una cosa del genere. Giusto per raddrizzarci. Perfetto, e poi. Perfetto così, perfetto. Ok. Controlliamo bene. Il parcheggio sta andando bene. Infatti sta andando a puttane. Ok. Credo che stia andando bene. Ultimamente con i parcheggi ho qualche problemino. A vedere. Perfetto così. Perfetto così, un cazzo. Un gasman. Dai, mamma mia. Dato una craniata. Perfetto così, raddrizziamoci. Un'ora di video? A chi se ne frega, voglio dire. Oh! Sant'Antonio! Ok. Perfetto. Eccellente lavoro. Continua. Adesso andiamo a vedere mappa. No. No, vabbè. Vabbè. Perché sta facendo mappa? C'è qualche problema, dai. C'è qualche problema. Vabbè. Allora, facciamo così. Facciamo così. Vabbè, ragazzi, facciamo così. Interrompiamo qua questo video. Credo di sapere perché. Anche no, perché qua in game va perfettamente bene. Cioè, non ci sono. È nella mappa che va male. Eh sì, guardate. Guardate. No, non va bene. Vabbè. Esperimenta. Beta. Vabbè, ragazzi, facciamo così. Interrompiamo qua il gioco. Il video. Ci vediamo al prossimo video dove vi farò vedere anche il portacontainer. Magari lo metterò come episodio della serie M84 in Potere Expo. Perché no? Solo che lì ci vuole un po' di tempo prima che lo vedete, perché perché non ho ancora fatto quelli di Euro Truck Simulator 2. Ne ho fatti due, 31, 32, deve essere 30, AT3 e poi American Truck Simulator.
Vabbè, comunque facciamo così, interrompiamo qui il video, noi ci vediamo alla prossima. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale, iscritti, trovate i link in descrizione per i vari social, Facebook, Instagram, Flickr per le immagini. Ovviamente trovate anche il link per comprare la maglietta e la tazza M84 import ed export. Ci vediamo alla prossima. Magari faccio un video, un secondo video per portarvi quella, per farvi vedere la novità, quella lì del nuovo rimorchio. E magari poi lo rifaremo nella 1.35 quando uscirà la open beta e vi porterò il almeno siamo sicuri che funziona un po' tutto bene, ok? Ci vediamo alla prossima, dai. Ciao.